Ho letto, lei ha scritto una, una frase molto bella, che è, la società di oggi cerca di soddisfare tutti i bisogni ma spegne i grandi desideri. Come si fa a insegnare a un giovane l'opposto, quindi a lottare per i propri desideri e, e non per soddisfare i propri bisogni? Beh, innanzitutto diciamo che anche i bisogni, le necessità sono fondamentali. Pensiamo alla mancanza di lavoro che impedisce quindi al giovane tante volte di realizzarsi e lo fa andare progressivamente a una deriva. Dall'altra parte, però. Tutti, non solo i giovani, ma in maniera particolare i giovani che hanno davanti a sé un lungo, una lunga traiettoria di vita rispetto a noi che ormai siamo verso il crepuscolo, avendo davanti questo itinere, non possono procedere solo passo per passo, rassegnandosi al bieco quotidiano, hanno bisogno anche di qualche ideale, hanno bisogno del desiderio, che è il desiderio, per esempio, di amare, di avere una donna o un ragazzo col quale comunicare non soltanto a livello di necessità fisica la sessualità, ma anche di creatività, di eros, di passione e di amore e di donazione. E la parola stessa desiderio è decisiva, perché deriva dal latino desideribus, dalle stelle, cioè qualcosa che tende all'oltre il piccolo orizzonte verso l'infinito.